I tuoi figli studiano inglese a Brindisi, ma sono anche in Puglia. Cosa parlano? Un inglese con accento pugliese o un pugliese con accento americano? Un po' di tutto. Fanno un melange, sì. Fanno un misto di tutto quanto. Chi è Romina Power, per chiudere? Chi è? Io. Tu. Bellissima. E chi è Albano? Dovrei rispondere io. No. Albano il marito è... di lei, dovevi dire. Sì. Anche. Sono uno che cerca di vivere in completa verità, senza compromessi, cerca uno di coltivarsi con l'amicizia in cui crede, amo il canto, lo porterò avanti fino a che vivrò, fino a che avrò forza per portarlo avanti. Che altro? Amo la mia famiglia, amo la mia terra, non la mia terra, amo la terra, che è bello, amo il mare, amo le quattro fonti naturali, aria, sole, mare e terra. Di più non chiedo. E poi devo dire soprattutto che... Soprattutto la salute chiedo. E poi guarda, devo dirti questo... che nella tua strada, a un certo momento, nella tua strada assolata di Brindisi, a un certo momento la polvere si è allontanata e è arrivata nella tua vita questa splendida donna che è Romina Power. Perché una donna esageriamo. No. Sembra una favola moderna, un giorno la scriveremo magari sta favola, sì. Soltanto a livello di favola. La fortuna non è stata solo sua, è stata soprattutto mia nell'aver incontrato un uomo come lui. È bello, è una bella coppia, ho detto che siete usati. La ultima canzone vostra come sentito? Io vi tocco prima nella speranza che mi portiate fortuna. Sempre. No, veramente, perché... Mi dà la giacca. Sì, ti do la giacca, ma non mi si sfila più però, perché si è insellata in maniera notevole. Sai che stavi bene con sta giacca? Sì. Non insistere con sta giacca, non insistere. Aspetta, eccola qui. Qual è la vostra ultima canzone come sentito? La nostra nuova canzone. Nuova, sì. Viene da Aria Pura. Sì. È un long play dal titolo Aria Pura. Sì. No, se la vuole puoi tenere. No, vieni. Allora, Aria Pura. Stavi bene, eri più... Dai, basta. Eri allora... più cantante. Dunque, il titolo è Aria Pura. Viene un nuovo long plane che sicuramente non troverete in nessun negozio, per ovvi motivi. Sono dei quadretti che noi vediamo. Noi abbiamo cantato, credo di aver cantato sempre la verità. E questa è scritta da voi due? Sì, anche questa. E parole... Ah, bella. Allora, Aria Pura, il titolo... i versi di Romina e la musica di Albano e la voce di entrambi. Andate, accompagniamovi con una applauso. No, dico... accompagnate al pianoforte. Magari. Allora, devo dire che mi è piaciuto molto questo incontro. Adesso, mentre Albano raggiunge con la sua giacca, della quale non vuole liberarsi per nessuna ragione, il luogo deputato e Romina anche, ascoltiamo questa ultima loro creazione. E qui c'è una triplice veste, sono interpreti, sono autori delle parole e della musica. È una canzone composta sicuramente con amore. Romina e Albano. Da quando apri gli occhi al mattino, come fai tu? E mi racconti i tuoi mille sogni ridendoci su. Poi quando scendi in cucina e dici bambini a scuola è tardi già, sento d'amarti in quei momenti. Ed anche oggi è un nuovo giorno, ma insieme a te. Da quando allunghi la tua mano piano pensando che io dorma, a quando fai le tue smorfie nel bagno imitando Charlotte, poi quando prendi una mela e vai e mentre il sole sale su sento d'amarti in quei momenti. E anche oggi è un altro giorno, ma insieme a te. Da quando corri al mercato e poi dimentichi tutto, a quando pensi di cucinare ma non ce la fai, o quando poi ti telefono e dici io non lo faccio, ti attacca tu. Sento d'amarti in quei momenti. Ed anche oggi è un altro giorno, ma insieme a te. Peccato che un giorno non basti mai.
Una bella canzone, veramente bella, un quadretto molto bello presentatoci da Albano e Romina Power. Adesso sono accanto a Rosanna Baudetti, non per parlarvi della nostra storia d'amore, perché ormai è di comune. Allora, invece per annunciare, per invitarti ad annunciare, attenti a quei due, subito dopo l'incontro con Marcello Mastroianni. Prego. Naturalmente scherzava, Pippo è un amico d'infanzia. E un amico d'infanzia è il titolo del telefilm della serie Attenti a quei due. Che gioco di parole, tremendo.